nello stesso anno sono immigrati in Italia, sono arrivati in Italia 94.000 laureati. Cioè su quei barconi che arrivano ci sono spesso dei laureati, spesso laureati in ottime università. A volte le famiglie hanno fatto spese enormi per andare a studiare a Londra, eccetera. Sono tornate nel loro paese, hanno trovato un paese con la guerra o con la fame e sono costretti poi sui comuni a tornare qui dove li utilizzeremo come lavabiatti naturalmente. C'è tutto un grande movimento di laureati e anche una grande sofferenza che bisognerebbe evitare naturalmente. Movimento di laureati, sofferenza, ma soprattutto per chiudere questo nostro incontro con Ernesto Bosignano, Genesio Apolillo, professor De Masi e Corrado Cucinelli, dignità, quello che è giusto che un lavoratore abbia e con la speranza che questa dignità non venga mai calpestata e che il lavoro sia sempre di più un diritto che aiuti tutti quanti noi a vivere meglio. Francesco Gregori. Inglesi, ancora di futuro. E il vento gelido cerca lavoro, ma tu non diritti, non ha denaro, restringi lei con dignità. Mi hanno dato un affatto, mi è venuto da ridere. Io devo fare. Sono stato in debito, sono stato in pari, sul cammino dei sogni del mio cuore. Pronto soccorso linguistico con il professor Francesco Sabatini.